Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo la reaction all'ultimo album di Miley Cyrus. Scusate, arrivo un po' in ritardo, però insomma ci ho messo un po' di tempo. Finalmente ho iniziato sul canale questa rubrica, chiamiamola così, in cui ascoltiamo insieme nuovi album. Abbiamo sentito tra l'altro Position di Ariana Grande, vi lascio ovviamente il link qui sopra se ve lo siete perso. Insomma, sono contenta che comunque questi video vi stiano piacendo. Nell'ultimo video tutti mi avete detto sì, sono super carini, fanne altri, quindi li farò anche se non fanno chissà quanti visual, chi se ne frega, noi ci divertiamo. Quindi oggi sentiremo Plastic Heart di Miley Cyrus, che è uscito, non mi ricordo, comunque l'ultima settimana di novembre. Sono 15 brani per un totale di 50 minuti, quindi staremo qua per un bel po', regà. Si preannuncia tra l'altro un album rock, infatti ci sono dei featuring con Billy Idol e anche con Joan Jett. È Dua Lipa e poi c'è anche un remix di Midnight Sky, che è il singolo che è uscito insomma prima dell'album, fatto insieme a Stevie Nicks. Quindi insomma si preannuncia un album bello rock, quindi partiamo. La prima canzone si chiama What the fuck do I know? Procediamo. Oh, adoro. Poi adoro la voce di Miley con queste canzoni un po' arrabbiate, ci sta un sacco. Wow! Sto pezzo spacca, cioè un'ottima apertura per l'album perché è super carico, ci fa un po' capire anche il tema dell'album. Infatti, diciamo, avendo sentito Prisoner, che è la canzone con Dua Lipa, che è uscita prima dell'uscita dell'album, e anche Midnight Sky, sembra proprio che Miley voglia distaccarsi tantissimo da molte persone, in particolare i suoi ex. E già in questa prima canzone ci sono un po' di queste cose, tipo I moved on, I don't even miss you, cioè dice tutte queste cose qua della serie sono uno spirito libero, non me ne frega niente di voi. Mi sembra un po' il suo album di non tanto revenge, ma un po' di riscatto dopo tutte le cose successe. Questo primo pezzo mi è piaciuto moltissimo, quindi vabbè, proseguiamo con Plastic Heart, che è il singolo che ha lo stesso titolo dell'album, sono molto curiosa. Una risatina. Bam, bam, bam. Incazzata nera, incazzata nera. Adoro. Il modo in cui dice California mi piace un sacco. Ma che bella voce che ha Miley, veramente. Pazzesca. Mi stanno piacendo tutte, raga. Sono tutte molto crude queste canzoni. Cioè, crude nel senso che, non lo so, lei ha una voce un po' raw, mi viene da dire così. E ci sta benissimo con questo stile di musica e credo che sia proprio il suo stile. Finalmente in questo album lo sta mostrando al 100%. Non lo so. Mi sa proprio di... No? Comunque, proseguiamo con il terzo pezzo, Angels Like You. Qua più lenta. Oddio! Ma che... No, vabbè, raga, ma questa canzone... No, vabbè, ma... È bellissima! Sto per piangere. Questa parte dove dice close your eyes in questo modo un po' lento mi ricorda tantissimo il mood delle ballad che ci sono nell'album 20th Century Breakdown, mi sembra, dei Green Day. Mi ha ricordato moltissimo Last Night on Earth di quell'album lì, non so perché, però boh, mi ricorda un po' quelle ballad pop rock. Wow, che bello sta canzone, che bello. Questa parte proprio. Ok, questa veramente mi ha rubato il cuore. Tra l'altro non so perché, ma penso sia dedicata a Liam. Cioè, perché parla di non essere la persona che gli altri si aspettano. Ed è una cosa che torna spesso in molti pezzi che lei ha esplicitamente dedicato a Liam. Quindi non lo so, la vedo molto così. Poi non ho idea. La prossima è Prisoner con Dua Lipa, che ho già sentito, ma riascoltiamola. Questa fa un sacco anni 80. Tra l'altro l'inizio di Prisoner... Prisoner mi ricorda un sacco, let's get physical, physical, che penso sia una citazione o comunque, no, un richiamo.
È il pezzo di Dua, se non sbaglio, però mi sa che torna anche dopo. E dice: I try to replace it with city lights. E mi ricorda tantissimo quella strofa di Slide Away, dove lei dice: You come back to the ocean and I come back to the city lights. Secondo me è un richiamo. Coincidenze? Io non credo. Pam pam pam. Vabbè, Prisoner mi piace moltissimo, il video è una roba pazzesca, pazzesca. Quindi, insomma, che dire, bomba, bomba. Passiamo alla quarta, ovvero Give Me What I Want, di cui stanno parlando tutti su Twitter. Immagino sia una canzone molto yeah, immagino, perché è un po' scabrosetta. Però sono troppo curiosa, proprio perché ne sto sentendo parlare da giorni e sono qui che dico... Devo aspettare ad ascoltarla per fare il video. Finalmente la sento. Bam, bam, bam. Un inizio molto... molto rock. Wow! Allora, questa strofa è bellissima. I just need a lover, so give me what I want or I give it to myself. What a queen! What a queen! Capisco perché tutti erano ossessionati da questa canzone su Twitter. Bellissima, adoro, adoro. Insomma, non posso dire delle cose esplicite perché altrimenti mi demonetizzano il video. Però, insomma, sentite la canzone, leggete il testo e capirete, capirete. Comunque, andiamo avanti con finalmente il featuring con Billy Idol. Sono curiosissima. La canzone si chiama Nightcrawling. Let's go. Madò, anche questa è troppo anni 80, raga, che bello. Oh mio Dio! Adoro! Billy! Che voce! Che voce! Mais! Raga! No, cioè... No, allora, questa è in assoluto la mia preferita finora. Cioè, raga, ma di cosa parliamo? È bellissima! Bellissima! Vabbè, a parte tutto il mood anni 80, pazzesco. Non lo so, mi sembra tipo una canzone che potrebbe stare benissimo nel film Labyrinth. Non chiedetemi perché, però nella mia mente è apparsa questa immagine. Adoro, adoro! Cioè, grande Miley! Wow, che crescita pazzesca! Comunque, per il momento le mie preferite sono questa e Angels Like You. Pazzesche. Ma andiamo avanti, la prossima è Midnight Sky, che appunto ho già sentito ovviamente, ma riascoltiamola. Vabbè, Midnight Sky mi piace tantissimo, raga. Secondo me, tra l'altro, anche singolo perfetto per lanciare l'album, perché incarna molto lo stile dell'album, però è comunque molto pop, molto catchy. Brava Miley, ottima scelta. Di solito io non sono un amante dei singoli che vengono scelti come lancio dell'album, però questo ci sta un sacco e mi piace molto anche il testo, quindi complimenti, complimenti. Andiamo avanti con Haig. Un'altra ballad? Raga, piango. No, vabbè! No, con anche la chitarra sotto, cioè... Non ho parole. È bellissima! Stupenda. Cioè, stupenda. Ma questa voce. Mio Dio. No, allora, cioè, questo pezzo mi ha veramente... Cioè, sono super emotional in questo momento. Bellissima. Bellissima. Testo pazzesco. La sua voce, raga, la sua voce. Non lo so, non lo so. Questa proprio hit me. No, questa veramente mi ha spaccato in due il cuore. Basta, basta, direi che questa passa sopra. Mia preferita in assoluto, subito dopo c'è quella con Billy Idol e poi Angels Like You. Però Haig sta in alto. Andiamo avanti con Hate Me. Anche questa inizia lentina. Oddio, mi ricorda qualcosa. Cosa? Oddio, mi ricorda troppo un'altra canzone. Anche questa mi ricorda un sacco un pezzo di Green Day, soprattutto dell'album 20th Century Breakdown. Bella. Cioè, vabbè, adoro. Ok, anche questo pezzone. Cioè, stiamo arrivando alle più belle. Raga, che cosa vi devo dire? Oh mio Dio. Anche questa mi è piaciuta tantissimo. E, ripeto, mi ricorda moltissimo Green Day.
Sempre la stessa canzone che è Last Night on Earth, che secondo me ad un certo punto ha lo stesso giro di note che c'è anche qua. Cioè, ovviamente sono molto diverse come canzoni, però le sonorità sono simili. Questa è molto più pop e meno lenta. Sto amando tantissimo questo album, mamma mia. Bene, andiamo con un altro featuring che aspettavo tantissimo, ovvero Bad Karma insieme a Joan Jett. Hype per questa. Partiamo benissimo, adoro già. Un po' dark. Sto male. Madonna, che voce, vabbè. Di cosa parliamo? Questi toni così bassi, oh mio Dio! Ok, questo pezzo, wow. Tra l'altro mi dà un mood molto locale notturno, di quelli anche un po' non malavitosi, però che stanno un po' in una zona d'ombra. E non lo so, questa canzone ce la vedo cantata da una che fa la cantante e vive una vita un po' particolare. Infatti nella canzone si parla anche di avere una doppia vita. Non lo so, subito mi dà un'immagine di zone poco raccomandabili. No, questo stile qui, bellissima, bellissima. Comunque, proseguiamo con Never Be Me. Ok, un altro pezzo lento. Wow. Oh. Madonna. Anche qua se piagne. Se piagne. Il bridge, raga. Wow, però mi ha hit meno delle altre. È comunque bellissima e tra l'altro sto percependo sempre di più da parte di Miley una sorta di senso di colpa di fondo, cioè non che lei si sente in colpa, però emerge, no, questa voglia di essere un po' uno spirito libero e di conseguenza di non riuscire mai a legarsi veramente a qualcuno. E questo sembra un po' che tipo da una parte la faccia sentire in colpa per aver fatto soffrire queste persone, ma dall'altra ci sia questo estremo bisogno di libertà, di sentirsi libera da qualsiasi tipo di catena, tra virgolette, non lo so, sto amando tantissimo. Ok, andiamo avanti con Golden G String. Mi piace sto intro. Che bella! Ma oddio! Ma che bello! Stupenda, un po'. Mi ricorda un po' una canzone di chiesa, però in un senso buono, positivo. Madonna, mi sembra proprio una canzone molto personale. Bellissima. Oh mio Dio. No, vi giuro, questa veramente. Ok, so che l'ho detto praticamente per tutte le canzoni, però questa veramente. Wow. È veramente bellissima. Più che altro ha un testo veramente bello e si vede che è estremamente personale per Miley perché parla di tante cose che lei ha vissuto nella sua vita, cioè il fatto che è sempre stata vista come quella pazza che l'hanno sempre detto di coprirsi e di evitare di, insomma, esprimersi o di essere come voleva essere. Poi c'è sta strofa che è wow, they hold boys hold all the cards, cioè i vecchi ragazzi hanno in mano tutte le carte. E parla un po', no, della società in cui viviamo, che tende a mettere in cattiva luce persone come Miley Cyrus, che appunto cercano di esprimersi, di essere se stesse, e che magari non rientrano in quelli che sono i canoni, che poi i canoni definiti da chi? Insomma, lei è stata massacrata un po' dai media, dalla gente in generale, per le sue scelte di vita, quando in realtà non stava facendo male a nessuno, ma semplicemente stava esprimendo appunto se stessa. Non lo so, è veramente bella, la sento molto personale per lei e credo sia una delle migliori in assoluto di tutto l'album. La mia preferita resta Haig, però questa si piazza subito dopo. Miley, molto molto fiera di te. Ok, proseguiamo con Edge of Midnight, che è appunto il remix di Midnight Sky con Stevie Nicks. Anche questa mi sa che l'ho già sentita, ma ascoltiamola nuovamente. Forever. Never. No more. Vabbè, sta versione è bellissima. Non so se mi piace più dell'originale, però sono entrambe pazzesche. Ripeto, non so scegliere tra questa e l'originale, però secondo me questa ha dei vibe un po' più anni 80 e sfrutta un pelo meglio, secondo me, la voce di Miley. Andiamo avanti. Questa è Heart of Glass che ha fatto a High Heart Festival. Anche questa già sentita, però riascoltiamo. Dun, dun, dun. Che voce!
Quindi sta cover di Blondie ci piace, Miley ha la voce perfetta secondo me per questo genere di canzoni. E poi l'ultima è Zombie, è la sua cover di Zombie, che anche questa ho già sentito, però insomma diamole un'altra ascoltatina visto che è nell'album. Tra l'altro in questo live aveva un look pazzesco. Cioè, certe volte Miley ha questa voce talmente profonda che wow. E nulla, anche questa spacca. Tra l'altro io non sono una grande fan di Zombie dei Cranberries, però la versione di Miley è bellissima. Mi piace molto di più secondo me, cioè a mio parere è più bella dell'originale, cioè almeno a me piace di più e me l'ascolto più volentieri. Quindi l'album è concluso, wow ragazzi, cioè Miley Cyrus ci ha regalato un album pazzesco. Sono veramente fiera di lei per essere riuscita finalmente a buttare fuori un album che la rappresenta al 100%. Non lo so, sono veramente contenta che finalmente abbia trovato un suo spazio, un suo modo di esprimersi, un genere che insomma la faccia crescere molto anche come artista. Non so, penso sia uno dei suoi album più belli in assoluto. E spero che continui su questa strada del pop rock, del rock in generale, perché le sta pennello è veramente. La sua voce, secondo me, si affianca molto bene a queste sonorità. Come al solito, io vi ricordo che non sono un'esperta di musica, non so veramente nulla, vi dico solo quello che mi piace o non mi piace degli album, non ho assolutamente la pretesa di recensire, che ne so io. Nulla, però, insomma, fatemi sapere che cosa ne avete pensato dell'album, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, quali sono i vostri pezzi preferiti. Allora, i miei, come vi dicevo, cioè all'apice ci sta Haig, che non viene superato da niente, da nessuno. Poi subito dopo ci metto Golden G-String e Nightcrawling, meravigliose. Niente, quindi ripeto, insomma, fatemi sapere cosa ne pensate voi. E nulla, vi ricordo come sempre il mio profilo Instagram che trovate qui sopra, nell'info box poi anche tutti i soliti codici di sconto, robe del genere, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!